Voi certo con me aspettavate una valletta, invece... Je suis seul ce soir. Traduco, sono solo questa sera. Solo, solo con la mia città. Sanremo e Carlo da Porto, questo è il mio paese. Se mi permettete vorrei farvi da guida e illuminarvi sugli avvenimenti di cui Sanremo è prodiga. Beh, ho pensato alla carrozzella per non stancarmi. Sanremo è una delle poche città dove la carrozzella sia ancora di moda ed è una cosa importantissima. Guai se non fosse così. È comoda per noi, oddio, per noi è comoda, non per il cavallo, certamente. Vogliamo andare, Vetturino? Oh, chiarisco, il cavallo che hanno visto saltare non è quello che mi ha condotto fin qui. Sanremo è la capitale dello chic, del bon ton. E che cosa c'è al mondo di più chic, di più fine e al tempo stesso di più spettacolare di un concorso ippico? Le riunioni sanremesi sono il rendezvous del gran mondo. La gente bene, gli amanti dell'ippica, si ritrovano nelle tribune come in un salotto. Si può dire che si conoscano tutti per nome. Raimondo D'Inzeo, in queste riviste dell'eleganza, dell'ardimento e dello stile, è la vedette e tutti i cavalli al suo perfetto comando compiono i percorsi netti come se facessero la passerella. Il Corso dei Fiori invece è uno spettacolo per tutti che viene organizzato nel periodo in cui negli altri paesi d'Europa la gente va in farmacia a comprare uno specifico per il raffreddore. Oh, sarebbe troppo facile fare un Corso dei Fiori in primavera, no? Ah, dolce inverno sanremese. Dal Festival dei Garofani a quello della canzone che ogni anno laurea un nuovo cantante, l'ultimo laureato è Tony Renis. Dicono che il colpevole torni sempre sul luogo del delitto, è vero? E penso e vedo cieli senza nuvole e mille mandolini m'accarezzano. Poi apro gli occhi, allora mi accorgo che non c'è nessuno accanto a me. Innamorato di te, desidero te, Laura. Non sono bello però, che colpa ne ho, Giulia. Ho sulla bocca per voi la 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 baci, e Dio li dei di pacchi per prima dirà di sì, e Dio li dei di pacchi per prima dirà di sì, e Dio li dei di pacchi per prima dirà di sì. E Tony Renis canta, io cosa devo fare? Raccontarvi una barzelletta? Questo è l'ambiente adatto alla storiella che vi voglio narrare. Quella di quel bagnino alla spiaggia, alla una dopo mezzogiorno, vicino al proprio capanno, che stava divorandosi un piatto di maccheroni al sugo, con un piacere, con un appetito veramente invidiabile. Mentre questo bagnino stava compiendo questa operazione, volge lo sguardo e vede un poveretto magro, pallido, che lo stava fissando. Allora il bagnino, con la bocca piena di maccheroni, guardando il poveretto, fa: tu hai mangiato? Questo risponde: no. Allora puoi fare il bagno. È buona. No, non vuole sparare a me, ce l'ha con lui, con il sarto. In un lampo l'ha traversata della manica. È veramente il caso di arrendersi. Oh, questo è un altro festival, quello della moda. Ve l'ho già detto che ci troviamo nel paese dello chic e dell'originalità. Infatti, mentre nelle altre città presentano il dernier cri, l'ultimo grido della moda femminile, a Sanremo gli uomini si prendono ogni anno una rivincita. È la battaglia dei bottoni, dei tre, dei quattro, dei sei bottoni. La combattono i più grandi sarti d'Europa. Un autentico duello al sole. Cosa fa, secondo voi, un uomo quando ha un vestito nuovo? Corre all'appuntamento con la sua donna. Giovanotto, è inutile guardare l'ora.
Laura fugge come fuggirà la sua fidanzata appena lo vedrà combinato così. Si vada a cambiare, mi ascolti? Ci rivedremo a Carnevale. Guardi lui invece, eleganza sobria, colori tradizionali e le donne, logicamente, se lo contendono. Oh, questo cappotto è un po' pesantuccio, eh? Pure il collo di pelliccia. Chissà l'invidia degli amici. Che vedo? In frac, in smoking sulla spiaggia? Ma questa è follia. Che secolo, che secolo! Oh, l'elegantissimo! Con la bombetta! Altra bombetta! Dinamitardi! Niente male questo tre quarti, me lo farò anch'io, beh, con un quartino di più. Oh, a Ospedaletti, la fiorita oasi che Sanremo tiene per mano, oltre che nel mare smeraldino, ci si tuffa in divertenti piscine colme di acqua di mare tiepida. Tutto questo in pieno inverno, naturalmente. Oh, qui si gioca a golf. Gli amanti di questo sport adorano questi campi. Il Golf Club di Sanremo è tra i più famosi del mondo. È posto in una ridente vallata da cui si può ammirare il più suggestivo dei panorami. Il golf. Pure a me piacerebbe tanto giocarlo, ma purtroppo il mio lavoro non me lo consente. Sono sempre in viaggio. Durante l'inverno devo affrontare le più fredde, le più gelide città e perciò l'unico golf che posso permettermi è quello di lana. Ed ecco nuovamente il mare. Pure lo sport della vela, questo affrontare le onde, mi ha sempre attratto. Sarà perché da bambino mi vestivano da marinaretto. Le gare veliche di Sanremo possiamo considerarle un altro rendezvous della mondanità. Una specie di concorso ippico a bagnomaria. Già, invece dei cavalli ci sono i cavalloni. Questi scafi, i raffinati li chiamano barche. Così, con tanta nonchalance, dicono, ti piace la mia barca? Forse intendono una barca di quattrini. Queste barche, questi scafi, hanno una linea che si guarda con la stessa gioia con cui si ammira una bella donna. Non ci si stanca mai di osservarli. A volte sembrano dei gabbiani, gabbiani dalle ali enormi. Eh sì, è uno sport veramente chic. Nel porticciuolo di Sanremo, dopo le gare, questi giocattoli marini e tanto preziosi vengono parcheggiati ai loro ormeggi dando la stessa sensazione di un magnifico défilé di moda. Sì, moda e gioia in questa eterna primavera. La nostra passeggiata purtroppo si è conclusa, ma come vedete non è ancora calato il sole. A Sanremo c'è tanto di quel sole che quando tramonta la gente si sorprende. Io no, non mi sorprendo affatto, ci sono nato in questa città e amo tanto anche le sue notti. Notti fatte di mille luci, mille canzoni e di tanti, tanti affettuosi arrivederci. In tutta la riviera un'altra perla così non c'è.